a tutti, grazie per essere qui, per questa piazza, per questo entusiasmo. Voglio fare i miei complimenti a Michele Sarno, perché davvero un intervento straordinario il suo. Io ne avevo avute altre, diciamo, dimostrazioni in tempi passati, me lo ricordo in una famosa riunione nella quale in una di queste sue straordinarie metafore tirò fuori un pezzo degli scacchi, per cui oggi quando si è tolto la giacca ho detto avrà un altro pezzo degli scacchi. E allora, Michele, non ricordo quale fosse il pezzo degli scacchi che hai tirato fuori al tempo, però ti dico che una volta mi hanno chiesto di recente i giornalisti, visto che gli scacchi sono una cosa che ritorna in politica, avete visto il libro di Renzi, La mossa del cavallo, no? Quelli che saltano da una parte all'altra, non si capisce mai da che parte stanno veramente. Dice, ma voi che pezzo degli scacchi sareste, voi di Fratelli d'Italia? E io ho risposto, noi siamo l'alfiere, perché l'alfiere è l'unico pezzo degli scacchi che muove solo sul suo colore. È l'unico pezzo degli scacchi che non cambia identità. Allora, mi hai ricordato questa cosa e ti voglio ringraziare. E voglio ringraziare ovviamente Fratelli d'Italia, voglio fare un grande in bocca al lupo a tutti i candidati di Fratelli d'Italia, delle altre liste che sostengono questa grande avventura, che è sì, una grande avventura di coraggio. Allora, vedete, io non sono salernitano. Guardo questa realtà da fuori, la conosco molto bene, non è la prima volta che mi vedete qui. E quello che penso quando guardo questa città è che quello che manca o che è mancato fin qui ai cittadini di Salerno è proprio la consapevolezza di essere cittadini. Perché voi avete una politica che vi tratta da sudditi, non da cittadini. La politica, le istituzioni non sono vostre padrone, sono vostri rappresentanti. Vuol dire che il palazzo non è di chi ci sta dentro, il palazzo è vostro. Se avete una politica che vi tratta come se foste sudditi, come se ci fossero ancora i monarchi, come ci fossero quelli che dispongono ancora della vita e della morte delle persone, ebbene non ci sarebbe una democrazia. Invece la democrazia c'è. E sapete qual è il vantaggio della democrazia? E quando tu hai qualcuno che invece di rappresentarti pensa di essere tuo padrone, lo puoi mandare a casa. Lo puoi mandare a casa, basta fare una croce, basta avere coraggio, basta credere nella propria libertà. Allora questa è una città orgogliosa, figlia di un'identità orgogliosa, di gente tutta ad un pezzo. Io davvero non riesco a capire come una città del genere stia da più di qualche decennio sotto il torchio di una politica che la considera schiava. Non lo riesco a capire. Non riesco a capire come le dirette Facebook di De Luca possano nascondere la totale nullità dei suoi risultati. Perché guardate, mi diverto pure io quando De Luca fa le dirette Facebook. Mi fa ridere. Infatti io penso che lui dovrebbe fare quello. Il cabarettista, il pagliaccio, che però è un'altra cosa dall'amministrare una città o una regione. Perché mentre De Luca sta lì a pontificare, De Luca, i suoi avatar, insomma, sappiamo, sempre lui è, mentre lui sta a pontificare su tutto e su tutti, questa regione vanta un'infinità di record negativi. Mentre lui sta lì a pontificare, a fare ridere, a fare battute, voi avete il più alto tasso di disoccupazione d'Italia, avete la più alta emigrazione sanitaria d'Italia, pagate le tasse più alte d'Italia per avere i servizi peggiori d'Italia, avete la minima parte di risorse europee spese d'Italia. De Luca, invece di sparare idiozie, mettiti a lavorare, che quello è il tuo compito. Mettiti a lavorare. Perché la politica questo deve fare, se è brava a fare il suo lavoro, non ricattarti. Vedete, se la sinistra qui fosse convinta del lavoro che ha fatto, ma non avrebbe mica bisogno di ricattarvi, ma non avrebbe mica bisogno di questi metodi che nulla hanno a che fare con la democrazia. Noi non ricattiamo nessuno, perché? Perché siamo convinti delle nostre posizioni, del nostro percorso, di quello che possiamo fare, dello sviluppo che si potrebbe creare
in una città come questa, in una regione come questa, con una politica di buonsenso, che non stia lì semplicemente appunto a imporre, a vietare, a fare il forte coi deboli, il debole coi forti, e tutto quello che abbiamo visto accadere qui e anche a volte nel governo nazionale, sempre a sinistra. Noi veniamo qui in piazza, parliamo con la gente, raccontiamo un altro modello possibile e chiediamo così di essere sostenuti. La sinistra questo non lo può fare, perché non ce l'ha un altro modello possibile. Il loro modello è quello, l'imposizione. Il loro modello è la paura, il loro modello è il ricatto, il loro modello è la raccomandazione, il loro modello è una politica che ti rende schiavo. Adesso pure il PD difende il reddito di cittadinanza, l'avete visto? Io sono stata attaccata perché ho detto il reddito di cittadinanza è metadone di Stato. E lo confermo e guardate, ve lo spiego. Perché metadone di Stato? Il metadone non guarisce un tossicodipendente. Il metadone mantiene quel tossicodipendente nella sua condizione e fa sì che quel tossicodipendente, diciamo, non crei problemi. Il principio del reddito di cittadinanza, sempre voluto dalla stessa cultura politica, è esattamente la stessa cosa. Il reddito di cittadinanza non risolve la tua condizione di povertà, ti mantiene in quella condizione di povertà e ti rende schiavo della politica, dipendente dalla politica. Io non voglio giovani di 30 anni che potrebbero lavorare, che stanno a casa a dipendere dalla politica. Quello che le istituzioni ti dicono con il reddito di cittadinanza è: non ho bisogno di te, non ho bisogno del tuo lavoro, non mi sei utile, stattene a casa. E invece io credo che ciascuno debba essere utile alla sua comunità e non voglio che quelle persone si sentano inutili, voglio che quelle persone possano lavorare, contribuire, avere una dignità, perché la dignità te la dà il lavoro, non te la dà la paghetta di Stato. E se le stesse risorse che noi abbiamo buttato nel reddito di cittadinanza, poi per darne la metà agli spacciatori, a una serie di persone, ogni giorno esce uno scandalo, migliaia di albanesi che prendevano il reddito di cittadinanza venendo in Italia solo quando dovevano firmare il foglio e poi tornavano in Albania, eccetera, eccetera, eccetera. Ma al netto di questo, se noi avessimo speso quelle risorse e le avessimo date alle imprese per assumere quei ragazzi, quei disoccupati, quegli anziani, anche chi ha più di 50 anni, chi ha difficoltà a essere reinserito nel mercato del lavoro, avremmo liberato quelle persone, avremmo sì lavorato per migliorare la loro condizione, perché guardate, la povertà, me l'ha insegnato, l'ho ripetuto tante volte, Amartya Sen, che era un signore, premio Nobel per l'economia, insomma, non esattamente uno scemo, e diceva una cosa molto importante, dice: la povertà non è semplicemente la mancanza di soldi, la povertà è la tua impossibilità di migliorare quella condizione che è data dalla realtà che ti circonda. Esattamente. Allora, come si combatte la povertà? La povertà non si combatte dando a tutti 300 euro, 400 euro, 500 euro e rimanendo in una situazione difficilissima. Si combatte creando sviluppo. Si combatte con le infrastrutture, si combatte con una seria politica industriale, si combatte sostenendo le imprese, si combatte con una politica di tassazione che favorisca l'assunzione, perché guardate, un'altra cosa che nessuno dice è che quando il reddito di cittadinanza è nato nella mente dei 5 Stelle, in realtà non è nato come, diciamo, strumento per combattere la povertà. La teoria dell'allora Casaleggio, Grillo, eccetera, era un'altra, era: noi andiamo verso un'epoca nella quale ci sarà sempre di più la meccanizzazione della produzione, no? Ci saranno sempre più macchine, serviranno sempre meno persone. Il reddito di cittadinanza serve a garantire un reddito a quelle persone, cioè a dire: noi vogliamo assecondare un modello per il quale l'uomo non serve, per il quale la ricchezza si concentra nelle mani di pochi illuminati che accumulano miliardi e tutto il resto della popolazione la facciamo vivere alla fame con 400-500 euro. Io combatterò sempre questo modello, perché non è vero che è inevitabile. La proposta di Fratelli d'Italia, per esempio, è un sistema di tassazione per le aziende che, semplificando, è: più assumi, meno paghi. Cioè, più è alta l'incidenza di manodopera, di dipendenti che hai in rapporto al fatturato, e meno tasse dai allo Stato. Così tu sei incentivato ad assumere. Perché le macchine non saranno mai uomini.
perché la creatività degli uomini, delle donne, l'estro, il genio, le macchine non ce l'hanno. E perché io voglio una società nella quale la ricchezza sia diffusa, non concentrata. Però noi ormai abbiamo una sinistra che fa la guardia bianca dei grandi poteri finanziari e economici. È tutto così. Ma voi pensate veramente che la grande immigrazione illegale di massa sia un fatto di solidarietà? La solidarietà non c'entra niente, anche perché se fosse la solidarietà non ci avrebbero mangiato le cooperative amiche della sinistra, ma questo è un altro tema. La solidarietà non c'entra molto. Guardate, l'ha detto bene Enrico Letta qualche giorno fa. Enrico Letta dice a un certo punto che a noi gli immigrati servono perché in buona sostanza il concetto era raccolgono le patate. Ok? E in questa frase c'è tutta la verità. E quella verità non è che la sinistra fa entrare in Italia immigrati a iosa perché gli immigrati fanno lavori che gli italiani non vogliono fare. La verità è un'altra. È che quegli immigrati fanno quei lavori a condizioni che gli italiani non sono disposti ad accettare. Quindi a che cosa serve la grande immigrazione illegale di massa e perché è sostenuta dalla grande speculazione finanziaria, dalle grandi concentrazioni economiche? Perché immettere nel mercato centinaia di migliaia di disperati è un modo per rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori. Lo vuoi fare questo lavoro a 400 euro, a 300 euro? No, non lo voglio fare, chi se ne frega, lo faccio fare al nigeriano che è appena arrivato. La solidarietà non c'entra niente. E noi questo lo dobbiamo capire, cioè dobbiamo capire che quella sinistra che ci ha detto per anni che loro erano quelli dalla parte dei più deboli, in realtà sta schierata da parecchio tempo dalla parte dei più forti, contro i diritti dei più deboli. Contro i diritti dei più deboli, le facciamo noi le battaglie per i diritti dei più deboli. E io incontro un sacco di gente di sinistra che mi dice, guardi, ho una grande crisi identitaria, esistenziale, perché io ho votato tutta la vita a sinistra, e adesso mi trovo molto più rappresentato da quello che dite voi. E io rispondo sempre, guardi, la crisi ce l'ha lei, ce l'ha la sinistra più o meno dalla caduta del muro di Berlino, che non riesce ad avere un'identità e che siccome non riesce ad avere risposte presentabili ai temi che noi, approfondendo, poniamo, ti deve sempre appiccicare un'etichetta, no? Io sono, ormai sono un puntaspilli di etichette, razzista, omofoba, mo sono diventata Novax, sono vaccinata ma sono Novax, curiose cose, anche lì, perché tutte le volte che loro non sanno come rispondere ti mettono un'etichetta di impresentabilità così possono scappare dal dibattito, perché se tu sei un impresentabile, pure, perché se tu sei un impresentabile allora loro non sono tenuti a mettersi seduti ad avere un confronto normale con te, loro devono scappare, perché alle nostre domande sensate non hanno risposte sensate da dare. Anche sul tema del Green Pass, io vengo adesso dalla registrazione, una trasmissione televisiva, cioè vi dicono che loro mettono il Green Pass per fermare il contagio, ma non è vero, loro mettono il Green Pass per di fatto imporre surrettiziamente l'obbligo vaccinale. Ora, io non sono d'accordo con l'obbligo vaccinale, ma vuoi mettere l'obbligo vaccinale? Sei convinto di quello che stai facendo? Assumitene la responsabilità! Anche perché c'è una bella differenza, perché obbligo vaccinale significa anche che il governo, nel caso di obbligo vaccinale per legge, si assume la responsabilità dell'indennizzo, mentre quando voi andate a vaccinare firmate uno scarico di responsabilità. Allora io voglio una politica che dica la verità, che spieghi le cose, perché non è vero che la campagna vaccinale per esempio da noi sta andando male, sta andando bene, la gente ha aspettato i vaccini come se fossero chiaramente, no, la soluzione di tutti i problemi, poi sì, ha avuto qualche battuta d'arresto, ma perché? Perché c'era una politica confusa che diceva ogni giorno una cosa diversa, e AstraZeneca fino a 25 e poi sopra i 60 e poi il mix vaccinale no e poi il mix vaccinale sì e l'Unione Europea che sta lì a segretare i contratti, e la gente si è preoccupata. Come si risolve? Si risolve spiegando, si risolve con una comunicazione efficace, con l'informazione. Un'altra grande distinzione tra noi e la sinistra: io che credo e diciamo stimo il popolo italiano, penso che se tu fai un'informazione seria, se spieghi alle persone le cose, se dici la verità, le persone saranno automaticamente portate ad avere comportamenti positivi. Lo abbiamo visto in tutto il periodo della pandemia, il popolo italiano è stato oggettivamente preciso, bravissimo. Invece loro pensano che siccome pensano che il popolo è bue, che non capisce niente, allora loro ti devono educare o magari ti devono dire menzogne o ti devono imporre le cose.
è la stessa mentalità dei sudditi. Però voglio dire, io non sono Novax, ma non sono manco cretina, per cui le domande le continuo a fare. Cioè, qual è il senso di un provvedimento per fermare il contagio che dice che io, se vado a prendere il caffè al bar, al bancone, non mi serve il Green Pass, ma se mi metto seduta sì? Cioè, qual è il senso di dire che se prendo il treno a alta velocità mi serve il Green Pass, ma se prendo la metropolitana no? Che il Covid viaggia con l'alta velocità solo? Esattamente. Qual è il senso di dire che mi serve il Green Pass per andare a mangiare al ristorante, ma se il ristorante è stato dentro all'albergo no? Vedete che non c'è niente di evidenza scientifica. Adesso stanno accadendo cose divertentissime, cioè le università che ti chiedono il Green Pass per fare gli esami da remoto, cioè da casa. Tu apri il computer e gli fai vedere il Green Pass. Allora, a che cosa serve tutto questo? A distogliere l'attenzione. Il Green Pass è un tema divisivo, no? È un tema sul quale è facile far litigare le persone, e quindi loro, concentrando tutto su questo, riescono a non dire e a non far dire che il governo non sta facendo quello che doveva fare per metterci in sicurezza dal Covid. La prima cosa che Fratelli d'Italia chiede dall'inizio, caro De Luca, che dici che non hai capito, ti facevo più intelligente perché non è difficile, garantisco, era il potenziamento dei mezzi pubblici. Hai voglia a chiudere le palestre ai ventenni, se poi costringi un 85enne a stiparsi con altre 200 persone su un autobus? Potenziamento dei mezzi pubblici non è mai stato fatto. Ministro Giovannini, ministro dei trasporti, ci dice 2 giorni fa, Green Pass sui mezzi pubblici non serve, perché non garantisce più sicurezza. Ma come? Sui mezzi pubblici no, nei ristoranti sì. Ma la garantisce o non la garantisce più sicurezza? Sapete perché? Perché lo Stato non è in grado di fare i controlli sui mezzi pubblici. Perché quello Stato però che non è in grado di fare i controlli sui mezzi pubblici poi pretende che li facciano i ristoratori e i baristi, che non hanno l'autorità per fare quei controlli. Quello Stato che scappa dalle sue responsabilità e scarica quelle responsabilità sui sudditi. Si torna al tema. La scuola, altro grande tema su cui non è stato fatto assolutamente nulla, i banchi a rotelle. Che poi voglio dire, il banco a rotelle tecnicamente, se c'ha le rotelle è più facile che ti avvicini, per cui proprio non si capisce la ratio. Banco a rotelle, anche lì abbiamo fatto decine di proposte: l'aerazione meccanica controllata, potenziamento degli spazi con le tensostrutture, termoscanner all'ingresso. Mi sono pure stufata. De Luca, leggi, visto che dice non si sa quali sono le proposte da Meloni, ti mando un bel file con i disegni, con i fumetti. Abbiamo fatto decine di proposte, non è stato fatto assolutamente nulla. Allora, anche qui, si può chiedere una politica seria, che si assuma le sue responsabilità, che faccia le cose che deve fare, invece di fare sempre la cosa più facile, no? Perché abbiamo sempre chiuso i ristoranti invece di potenziare i mezzi pubblici? È perché era più facile. È una riga di decreto, i ristoranti sono chiusi alle 18. E invece il potenziamento dei mezzi pubblici, devi spendere i soldi, lo devi organizzare, lo devi implementare. Anche lì avevamo fatto tante proposte. Perché non si potevano per esempio usare tutti i pullman privati che stavano in ginocchio durante l'epoca del Covid per potenziare i mezzi pubblici? I taxi, in Turchia fanno i taxi collettivi e non siamo in grado di farli in Italia. Era molto più difficile. La politica ha fatto la cosa più semplice. Conte, grandissimo Conte, disse al tempo che loro chiudevano i ristoranti alle 18 per decongestionare i mezzi pubblici. Famosi mezzi pubblici stipati alle 10 di sera. Ma vi rendete conto della follia? Cioè ci trattano come se fossimo imbecilli. Ma noi non siamo imbecilli, io non voglio una politica che tratti le persone come se fossero cretine, perché non lo sono, gli italiani proprio tutto sono meno che cretini. E allora non si meritano una politica così. Non si meritano un ministro come la Lamorgese. Mi dispiace, non se la meritano. Io non dice, vi state accanendo contro la Lamorgese, io non mi accanisco nessuno, ma è un ministro della Repubblica Italiana, è il ministro degli interni, e qualcuno mi deve dire che cosa ha fatto il ministro degli interni in questo periodo. Sono entrati 40.000 immigrati clandestini in Italia da gennaio, e sapete cosa? Mentre voi non potete prendere il caffè seduti al bar se non ci avete il Green Pass, gli immigrati che arrivano in Italia si rifiutano di fare il vaccino e il tampone, e lo Stato muto fa il forte con i deboli e il debole con i forti. Dice Draghi, la Lamorgese ha fatto un ottimo lavoro. Governo dei migliori. La Lamorgese ha fatto un ottimo lavoro. Ma non lo pensa solo Draghi.
Lo pensano, per esempio, pure i fattoni di tutta Europa, che quest'estate sono venuti a Viterbo a fare un rave party illegale per 5 giorni, con 1 o 2 morti, stupri, gente che partoriva, droga che arrivava a manetta, e tutti a ballare ammassati. E lo Stato non c'era. Però dice discoteche chiuse, perché quelli che sono invece operatori, che potrebbero lavorare, chiusi. Poi arrivano i drogati di tutta Europa e lo Stato non c'è. E vi siete chiesti perché sono venuti in Italia? Perché io me lo immagino sulle loro chat, no? C'è la chat per organizzare il rave dell'anno. Dice, dove facciamo? Dice, andiamo in Germania. Ma che sei matto in Germania? Quelli sono tedeschi. Ci sgomberano subito con gli idranti. Vabbè, andiamo in Francia, no? Hai visto Macron è andato con la Ruspa, la Baraccopoli. Vabbè, andiamo in Spagna, sì, hai visto come fanno gli immigrati irregolari a Ceuta. Ragazzi, andiamo in Italia, dove c'è la Lamorgese che fa un ottimo lavoro. È andata così. E i fatti di Rimini, di un signore immigrato irregolare che coltella 5 persone, senza senso, tra cui un bambino di 5 anni, che ha lottato tra la vita e la morte, diceva non è colpa della Lamorgese, sì invece. E non solo per il fatto dell'immigrazione illegale, ma perché quella persona era stata segnalata come persona pericolosa. E nessuno ha fatto niente. Lo stesso Stato, lo stesso Ministero, che poi multa i ristoratori che manifestano contro i provvedimenti del governo, distanziati con 500 euro cada uno. Che è un altro precedente molto pericoloso, se posso dire la mia. Perché non si è mai visto uno Stato che si mette a fare le indagini contro chi manifesta perché non è d'accordo con i provvedimenti del governo, non in democrazia. L'abbiamo visto in Corea, l'abbiamo visto in Cina, l'abbiamo visto in ben altri ordinamenti, ma non nel nostro ordinamento. Allora, io credo che su tutto questo occorra dire la verità e occorra ricordarsi quale grande civiltà siamo. Noi siamo la civiltà europea, noi siamo italiani. Da noi i principi di uguaglianza e libertà sono i principi fondanti della nostra identità, della nostra storia. E non possiamo pensare che dopo, voglio dire, centinaia di anni che difendiamo quei principi, oggi facciamo finta che non esistano. Vanno difesi. E vanno difesi come? Non girandosi dall'altra parte, non avendo paura, non consentendo di essere ricattati, non nascondendo la testa sotto la sabbia. Perché guardate, noi politici, no, parliamo sempre dei politici. I politici sono lo specchio della società che rappresenta. E soprattutto i politici che ci sono e quelli che non ci sono dipendono da voi, quando andate a votare. Di questo gli italiani non hanno molta contezza, e chiudo. Non sempre. Ricordo che quando Fratelli d'Italia oscillava su ben altre percentuali, incontravo un sacco di gente che mi diceva, secondo me siete il partito più... Insomma, io siete quelli che mi rappresentano di più, però non vi voto perché voi siete un piccolo partito. E io dicevo, guarda, io sono un piccolo partito perché tu non mi voti, forse non abbiamo capito la consecutio, che è un'altra. È come se noi ci facessimo dire, no? Sempre da quelli che sono interessati, che dobbiamo fare, come dobbiamo votare, come finiranno le elezioni. Come finiscono le elezioni? Si decide il giorno in cui andate a votare. E si decide tra voi e la vostra coscienza. E non c'è nessun altro quando mettete quella croce. Allora decidete, lo dico a voi e a quelli che ci vorrete aiutare in questi giorni a convincere, usando queste argomentazioni o tante altre che se ne potrebbero usare. Decidete se volete essere liberi e orgogliosi, come i salernitani sono sempre stati, o se volete essere quello che purtroppo agli occhi di chi viene da fuori questa città sembra oggi, una città che ha accettato di stare sotto il gioco di un monarca cabarettista. Io credo che voi meritiate molto di più e mi prendo l'impegno personale a garantire che abbiate molto di più se sceglierete la strada del coraggio. Fratelli d'Italia è un partito, voi lo sapete, che non va tradito mai. Per me il vincolo tra rappresentato e rappresentante è il sale della democrazia. È un fatto, non dico, di semplice coerenza. Certo, se ci credi sei coerente, è un fatto di serietà. Perché tu non stipuli un contratto con qualcuno con cui l'hai già stipulato e che t'ha tradito. E la stessa cosa va fatta in politica. Per cui voi sapete che avete un partito, Fratelli d'Italia, speriamo che possa essere forte con i suoi uomini e le sue donne che siete abituati a conoscere, che va dritto per la sua strada,
che non ha paura di nessuno, che lavora solo e esclusivamente per il bene della sua nazione. E avete Michele Sarno, che è un uomo tutto d'un pezzo, oggettivamente, una persona che è stata sempre a contatto con la gente, che è stata sempre a testa alta, che si è affermata da sola nella vita, nella professione, nella politica. Serve esattamente una persona così, che venga dal basso, che non stia lì perché ce l'ha messa qualcun altro, che non stia lì per editto di monarchico, ma che stia lì perché c'è un potere che è più forte di tutti, che ce l'ha messo, e quel potere si chiama il popolo. Siete voi che decidete, siete voi che dovete decidere il 3 e il 4 ottobre se volete continuare ad assistere alle pagliacciate di De Luca o se volete un uomo che sia all'altezza della storia e della dignità della vostra città. Grazie.